Ragusa vorrebbe il pallone, il Borussia preferisce tenere il possesso e far passare i minuti. 78esimo, la tiene Witzel. Sempre Witzel, occhio a Simeone che va tra le linee, si è aperto in Monaco. Simeone fino in fondo, Simeone con il destro e il gol che ci porta forse agli ottavi di Champions e lo segna il Cholito. Ottavo di finale che sembrava ispirato fino a due giornate fa. Dopo il pareggio di Madrid sembrava tutto finito. Invece adesso il Borussia agli ottavi di Champions e spugna per 3-2 lo Stade Louis di Monte Carlo contro il Monaco. Ragazzuoli, al volo, prima di lasciarvi al video, volevo chiedervi, ma per caso voi siete appassionati di maglie, tute, tuzia qua pelata, insomma tutta roba comunque sportiva? Bene, perché ho il sito che fa per voi, Divise Calcio Top, lo trovate qui sotto in descrizione, per maglie, completini, tute, insomma di tutto, forse anche i capelli della zia. E in più, inserendo il coupon hashtag Marconi, avrete una seconda maglia completamente gratis. Insomma, io vi suggerisco di farci un salto con enfasi non indifferente. Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati sul mio canale in questo ottavo episodio della carriera. Oggi siamo tornati qui con enfasi non indifferente dopo un grande episodio, lo scorso, che avete visto e commentato in live, siete stati fantastici. Colgo subito l'occasione per dirvi che dallo scorso episodio ho introdotto questa cosa del farvi fare dei pronostici prima delle partite che poi andremo a giocare. Avete risposto benissimo in live, però il problema è che non avete capito una cosa, nel senso che un conto è vedere in anteprima il video, quindi c'è la live chat, voi commentate in live e quindi ci sta. Però poi nei commenti proprio sotto al video è inutile che commentate scrivendomi il vostro risultato, perché tanto ormai è passata la premiere, l'anteprima. Quindi ovviamente motivo in più per seguire il video appena esce. Se così non fosse è inutile che mi fate i pronostici sotto nei commenti. Più che altro ditemi la vostra sul video e consigliatemi sempre cose e giocatori per migliorare. Detto ciò, io vi ricordo prima di partire di seguirmi su Instagram per restare aggiornati su tutto, anche perché laddove riesco rispondo sempre a tutti. E poi, ovviamente, l'avete sentita nell'intro, c'è Divise Calcio Top, passate qui sotto in descrizione. Detto questo, vado subito a presentarvi questo episodio che sarà importantissimo perché giocheremo prima contro il Werder Brema in casa, perché grazie al gol di Delaney abbiamo vinto al 91esimo contro lo Schalke nel derby, abbiamo vinto anche grazie a Delaney, ma non solo, contro il Monaco, e infatti siamo agli ottavi di Champions, ma ancora non sappiamo, credo, perché c'è ancora chi dovrà giocare, ovviamente, non sappiamo mai contro chi sarà l'ottavo di Champions. Poi ci sarà il Mönchengladbach per la sfida di DFB Pokal e anche per quanto riguarda la Bundesliga, quindi due sfide di fila, così come era stato per il Wolfsburg qualche settimana fa. E poi gennaio ci sarebbe il Düsseldorf, però vediamo un attimo, perché in realtà c'è tanto mercato da fare, quindi non so se arriveremo a quella partita lì o ci fermeremo a tre. Vedremo, intanto dobbiamo continuare a scalare questa classifica, quindi ovviamente voi cominciate a lasciare qui sotto i vostri, anzi no, qui sotto, ferma, stavo scherzando, in live, chat live, che è diverso, il vostro pronostico per questa prima gara dell'episodio e quindi la sfida del Signal Iduna Park contro il Werder Brema, sabato 15 dicembre 2018, forza Dortmund! Il Borussia sembra risorto dallo scorso episodio, ha passato il turno in Champions e ha ricominciato a vincere in campionato. Come vedete al momento siamo quinti e c'è ancora diversa strada da fare per arrivare, insomma, alla posizione che ci compete. Oggi quindi vincere è importantissimo, ma proveremo a farlo comunque con leggero turnover post Monaco. C'è Diallo in difesa, per esempio, così come Guerreiro, quindi riposa praticamente per la prima volta in stagione a Kanji. Delaney confermato a centrocampo, stavolta a fianco a Gundogan. Gli esterni sono Royce e Pulisic e il tandem offensivo è il solito, Alcacer e super bomber Cholito Simeone, che ha fatto due gol pesantissimi nello scorso episodio contro prima il Bruges, poi il Monaco, il gol del 3-1 momentaneo, poi partita che finita 3-2. Questo invece è il Werder Brema e quindi è tutto pronto per l'inizio di questa sfida verso Gundogan o Delaney. Ci va l'ex City e poi Alcacer ancora per il numero 8, che fa salire Delaney, sta andando nello spazio Royce, avrebbe molto bene il gioco il centrocampista del Dortmund. Occhio al capitano che si accentra, si è mosso con Alcacer che va a ricevere al limite, Alcacer destro largo, primo scudo del Dortmund al 25esimo. Arnik ancora per Eggestein che si libera per il tiro, non lo prova, lascia Mowold, poi Barkfriedi dentro per Kainz che si gira, vuole il destro che termina di un soffio al lato, mamma mia che brivido, al 32esimo. Finisce qui il primo tempo interessante al Signal Iduna Park, è 0-0, è un Borussia che nelle ultime partite, lo stiamo dicendo spesso, è più equilibrato, lascia anche meno spazio agli avversari, ci sono state tre occasioni in tutto. Subito di testa Delaney, è il suo colpo preferito, lo abbiamo
potuto ammirare nelle ultime partite. Intanto qui Rashica, che ha vinto il contrasto con Guerreiro, mette il calcio al primo palo e arriva il gol da parte di Arnik, che porta avanti il Werder Bremen al secondo minuto del secondo tempo. Si fa cogliere impreparata la difesa del Dortmund, qui che prende il classico gol che da inizio stagione prendiamo, quindi il taglio sul primo palo, il centrale che non segue, in questo caso Tasi fa sorpassare dal 9 del Werder Bremen, e poi Burki, ma non era facile, se la butta dentro da solo, liberata l'area. Poi insiste il Borussia con Pulisic, c'è Delaney da servire, Pulisic va dentro, tocco per Royce, zona tiro, destro a giro, Pavlenka la tiene. Altro angolo battuto altissimo, la prende Selassie e poi 2-0. Eggestein è stato il più lesto di tutti nell'area di rigore, col pallone che era rimasto lì, fa 2-0, raddoppia il Werder Bremen. E adesso sono fischi. Gran gol. Dalla bandierina è pronto Marco Reus. Palla verso Witzel, messa fuori, non Delaney questa volta. Poi Götze che insiste, Ta però sbaglia il controllo. C'è fortunatamente Guerreiro che ritocca per Delaney. Palla sul destro, se la porta sul sinistro, va in porta! Ancora Delaney! 1-2, il Borussia è vivo e torna in partita al minuto 68. Terzo gol consecutivo per Thomas Delaney, con il sinistro, non di testa questa volta. Ancora lui, 1-2. E adesso però dobbiamo completarla questa rimonta. Praticamente di punta ha calciato. Gran gol. Con le mani il nostro portiere verso Götze, che trova Ta. Sinistra sale Guerreiro. La palla è subito per Rafael Guerreiro, che prolunga verso Reus. Vediamo se ci arriva il capitano. Ci arriva e dribbla. Sempre Reus che si accentra. Poi lascia Witzel. La prende ancora il portiere. È andato Götze nello spazio, ma sta, non potrà mai arrivarci. Ora Trippier potrebbe servirlo, così è. E Götze arriverà sul pallone perché ha preso il tempo a Friedel. Sempre Götze. E qui è fallo, calcio di punizione. Calcio di punizione per il Dortmund. E anche giallo, direi, perché andava verso la porta Götze. Il giallo dovrebbe in teoria esserci, ma va bene, ci facciamo andare tutto bene. Ci facciamo andare tutto bene. Vediamo se la riprende Delaney. No, perché Delaney non è a saltare in realtà, è fuori. Reus lo ha visto. E tocca proprio per Delaney, che se la porta sul sinistro. A giro, la palla resta lì, Witzel! Sul fondo. Quindi forse una delle ultime azioni di partita. Guerreiro deve lanciare, ma lancia malissimo. Addirittura riesce a consegnare il pallone ad Eggestein, che va da Lopez. Chiude Delaney, la palla resta buona ancora per Friedel. Area di rigore, palla dentro. E Burki evita il gol dell'1-3. Ma questa è veramente l'ultima azione di partita, perché il recupero è già finito da un minuto. E allora calcio d'angolo che andrà a chiudere il match, con Diallo che libera. L'arbitro che dovrebbe mettersi il fischiotto in bocca, e lo fa. Perde il Dortmund, perde in casa 1-2 con il Werder Bremen, una sconfitta in realtà che poteva anche starci dopo il Monaco, perché abbiamo speso tanto psicologicamente ed era impensabile immaginare che adesso filasse tutto bene, no? Tutto rose e fiori. Una sconfitta che in realtà però un po' mi brucia, sono sincero, perché comunque torni a giocare in casa dopo che in casa stai faticando tanto, hai vinto in trasferta, hai vinto in Champions. Però devi dare continuità alle sfide di campionato. E quindi vabbè, FIFA a parte, perché oggi FIFA non c'entra nulla, quindi sarebbe inutile prendersela sempre con FIFA, no? E oggi dobbiamo essere un po' più intelligenti noi. Ma adesso non pensiamo alla Bundes, pensiamo alla DFB Pokal, perché c'è la sfida contro il Borussia Mönchengladbach, e poi c'è anche quella in Bundes. Intanto però pensiamo qui al turno, terzo turno di questa Coppa Nazionale, dobbiamo assolutamente passare. Buonasera dal Borussia Park, benvenuti a Mönchengladbach contro Dortmund, il terzo turno della DFB Pokal, il nostro Borussia che stasera vuole tornare a vincere, continuare a vincere in questa competizione, tornare a vincere dopo la sconfitta casalinga in Bundesliga contro il Werder Bremen. Questo, insomma, tutto il sorteggio, il tabellone dei vari ottavi di finale che si vanno a giocare, perché questo è il terzo turno di conseguenza, quello degli ottavi di finale. E allora, squadre in campo, tra pochissimo andremo a leggere le formazioni, perché il Borussia Dortmund scende in campo con un minimo di turnover. Questo è intanto il 4-3-3 del Mönchengladbach, quindi facciamo molta attenzione a quelli che saranno gli interpreti. Abbiamo parlato di moduli e parliamo di quello del Borussia Dortmund, che scende in campo con un 4-2-3-1, modulo che aveva aperto la nostra avventura sulla panchina del Dortmund, ma che poi abbiamo cambiato in fretta. La novità è Itz in porta, quindi
dal primo minuto per la prima volta in stagione al posto di Burki, poi Hakimi, Akanji, Diallo che torna a giocare titolare con Rodriguez in difesa, Delaney confermatissimo a centrocampo a fianco di Witzel, Götze, Wolf e Royce alle spalle del Ciolito Simeone, dato che Paco Alcacer ultimamente non ha giocato alla grande. Insomma, un Dortmund un po' rimaneggiato, ma era evidente, era obbligatorio perché stiamo giocando ogni tre giorni, c'è stata la Champions settimana scorsa. Lang attacca ancora il Mönchengladbach, Hazard nello spazio, poi il tocco ancora per il 10 che mette dentro. E un gol clamorosamente mangiato da Strobel, con il Mönchengladbach a un passo dall'1-0, con Hitz battuto. Palla gol clamorosa per la squadra di casa. Poi Delaney, anzi Simeone, bene a recuperare. Rodriguez nello spazio per Mario Götze. Tomas Delaney, si è inserito Simeone in una posizione che non è la sua, mette comunque un buon cross per Wolf, anticipato per Götze, destro di Mario Götze, che porta avanti il Borussia Dortmund al 23esimo. 1-0 per noi, il gol del 10, che qui si è ritrovato un pallone ottimo dopo la deviazione a mettere fuori su cross di Simeone. In pratica si sono invertiti i ruoli, però lui da buon trequartista al limite mette giù e poi la gira subito in porta. Palo gol, Mönchengladbach 0, Dortmund 1. Royce cerca nello spazio ancora una volta Götze, i due cannonieri di questa competizione fino a questo momento. Corre ancora il 10 con Royce al centro, può essere servito, pallone per lui, Royce a giro, eccolo qui il capitano che segna anche oggi, anche agli ottavi contro il Mönchengladbach dopo la tripletta al Wolfsburg. È 2-0 Dortmund. Dalle parti di Rodriguez che salta bene, poi Götze la mette giù, vuole girarsi, tocco di Suola e scarica su Simeone che può far correre Wolf per il contropiede, non ci arriva il difensore, quindi corre il 27 dalla parte opposta. Sancho, visto e servito, può arrivare sul pallone che viene salvato poi da Sommer. Lea può far correre a destra Hazard che non capisce l'intento del suo compagno, allora ci arriva Akanji, non il numero 10 del Mönchengladbach, che peraltro forse era anche in fuorigioco, ma adesso può giocare il pallone e metterlo dentro, grande palla e Hitz a salvare, assoluto protagonista di questa partita, il secondo portiere del Dortmund. Poi altro cross, lo mette fuori Weigl e allora teniamo una inviolata questa porta. Hakimi a destra, c'è Wolf che parte, grande palla di Hakimi, dalla parte opposta c'è Sancho, pallone più prendibile per Sancho che fa l'assist, genialata di Sancho e 3-0 di Simeone. Prima se l'è divorato Jadon Sancho, che qui ha detto fammi riflettere, non tiro, meglio di no, che il portiere è uscito e sembra una situazione analoga a prima. E allora colpo di genio, assist e il Ciolito non può sbagliare. Borussia Mönchengladbach 0, Borussia Dortmund 3. Ultima azione di partita allora con Plea, chiude Akanji, tanto per cambiare, perfetto il Dortmund in questa partita, 3-0 sul campo della Mönchengladbach. E Borussia che si qualifica dunque ai quarti di finale di DFB Pokal. È un peccato giocare tutte in trasferta, perché poi arriviamo alla fine anziché esultare sentiamo i fischi. Effettivamente 3 gol al Wolfsburg, 3 gol al Mönchengladbach, due squadre peraltro molto forti, e questo mi fa capire che in questa competizione, partendo da zero, tutti da zero, quindi nessun pregresso psicologico, nessuna sconfitta clamorosa, siamo a posto e facciamo il nostro. In campionato ancora dobbiamo lavorarci e lo vedremo, la prova del 9 sarà proprio la gara contro questo stesso avversario tra tre giorni, per andare anche a chiudere dal punto di vista delle partite l'episodio. Ah, una cosa che volevo fare insieme a voi è vedere se ci hanno sorteggiato gli ottavi di Champions League. Vediamo un po'. Sì, giochiamo contro l'Inter, giochiamo contro un'italiana. E allora un saluto a Menzo, così, non lo so, mi è venuto in mente, non so per quale motivo. Ma Menzo lo vedrete prossimamente sul canale, perché tornerà la serie del pronostico. Vediamo un po', perché la prima sarà in casa nostra, quindi andremo a ritorno in Italia. La Roma, mamma mia, segno della la Roma c'ha il Paris Saint-Germain. E quindi vediamo, la Juve all'Ajax, il Napoli, il Bayern Monaco, insomma sorteggi non proprio semplici per Roma e Napoli, abbordabilissimo almeno sulla carta per la Juventus, ma poi vedremo. C'è anche un bel Tottenham Atletico Madrid, Schalke City, il Lione gioca con Real Madrid, lo United con il Galatasaray. Insomma, il nostro è un sorteggio molto interessante perché sono due squadre effettivamente simili. Intanto abbiamo visto, giocheremo contro il Mainz se non sbaglio nel prossimo turno di DFB Pokal. Sì, assolutamente, a meno che non sia un'altra coppa. Sì, è DFB Pokal, ok. Giochiamo in casa e questo mi fa molto piacere, anche perché vincendo potremo superare in classifica proprio l'altro Borussia. Speriamo, perché lo abbiamo dimostrato sul campo di essere più forti, quindi confermiamolo oggi. È la 16ª giornata di Bundesliga. Nelle 15 precedenti abbiamo visto più sfumature di un Borussia Dortmund che oggi, proprio alla vigilia della vigilia di Natale, il 23
di dicembre vuole farsi un regalo sotto l'albero, magari per il 2019 vogliamo più equilibrio. E infatti in quest'ultima giornata del 2018 vogliamo sì fare 3 punti, ma anche continuare a vedere più sfumature positive che negative, perché troppe negative, troppo poco equilibrio abbiamo visto in questi primi 6 mesi. Calcio di punizione per il Mönchengladbach al 7° minuto di partita. Attenzione a Plea, che ha un buon piede. Sono in 3 al limite che andranno a saltare, palla dentro, sponda di Hazard, poi la palla resta lì e arriva il gol di Rognier. Grande gol del Mönchengladbach, grandissimo gol, perché c'è stato lo scavetto da parte di Plea su punizione, la sponda o torre, fate voi, comunque la spizzata all'interno dell'area, colpo di tacco a liberare l'esterno in questo caso, che batte Burki, incolpevole, anche se battuto sul suo palo, ma non è più la novità, lui è più forte sull'altro palo che sul suo. Gol del vantaggio della Mönchengladbach e Dortmund che va sotto ancora in Bundesliga. Mario Götze da Witzel con il 10 che si va ancora a proporre a sinistra e viene servito. Royce sta correndo per sovrapporsi, Götze la tiene, può servire proprio il capitano. Così occhio a Royce che torna sul destro, mette il cross, arretrato, Pulisic sul fondo. Pronto Royce, verso Ta che la prende, ma la prende anche Sommer. Ancora calcio d'angolo che la tiene, poi Ta dalla parte opposta, Trippier, arriva il cambio di gioco verso Pulisic che riesce a far la torre centrale per Paco Alcacer, che ha preso il tempo al difensore ma è costretto ad allargarsi, tiene comunque il possesso, sempre Paco Alcacer, la mette, secondo palo e arriva Royce che fa 1-1 e ricomincia a segnare anche in campionato. Pareggia il Dortmund, ce l'ha scritto sulla maglia il punteggio, il numero 11 che fa 1-1 al 39esimo. Ed è un'esultanza liberatoria la sua, perché è un gol importantissimo del Dortmund. Un gol che serviva prima dell'intervallo, un gol che va a rimettere tutto in parità e che livella la situazione. Götze può liberare Witzel che è completamente solo in mezzo al campo, c'è anche Pulisic sulla linea del fuorigioco, servito il 22, aspetta rinforzi, riserve Witzel, defilato fino in fondo, Witzel poi la mette dentro a cercare una deviazione che non c'è. Insiste il Dortmund con Trippier, sponda da Götze che alimenta sempre l'ex Bayern, zona tiro, Götze carica il destro, la tiene Sommer che adesso va a rinvio lunghissimo verso Royce. Riesce a fare la torre centrale per Paco Alcacer, subito dentro da Götze, grande palla dello spagnolo che poi va a prendere posizione in area, Götze può servirlo, arriva il pallone, secondo palo, c'è Pulisic che la rimette sul fondo. Lascia Guerreiro, c'è fuori Witzel, il pallone per lui, la fa passare, se la porta in zona tiro, calcia in porta, palo esterno, clamorosa palla gol per il Borussia Dortmund. Riesce a fare la torre Plea, ma poi recupera il Dortmund con Pulisic, ha visto partire Alcacer, preferisce il tocco centrale per Delaney che parte tra le linee, attenzione al numero 6, salta una scivolata, sempre Delaney, poi scarica su Royce e va al centro, Royce gliela ridà, traversa, incredibile traversa di Delaney. Altro lancio, Gundogan, questa volta molto meglio di prima, poi Delaney che di testa le prende tutte, va col Alcacer, può far correre Royce per il contropiede, vai Royce, controllo a seguire, sempre Royce fino in fondo, Royce, l'ha presa Sommer. Un calcio d'angolo a 8 dalla fine, salva tutto il portiere del Mönchengladbach. Ma adesso c'è tutto lo stadio, e qui gliela caccia addosso Royce, c'è tutto lo stadio a incitare la vittoria del Dortmund. Parte Royce, esce Sommer, la prende Sommer, sì. Scarica su Trippier, insiste il Dortmund per gli ultimi assalti. Witzel ancora nello spazio con Delaney che va dentro, ha fatto il movimento e scappa la difesa. Al centro al Caser, Gundogan e Royce, Delaney mette il cross, Royce! E questa volta sì, situazione ribaltata col capitano che fa 2-1 Dortmund al minuto 85 se non sbaglio, ma comunque nel finale, gol pesantissimo, gol del sorpasso sia sul campo che in classifica. Witzel che si fa subito perdonare, parte Pulisic, Delaney lo fa correre e allora deve tenerla vicino la bandierina Pulisic. Al centro c'è Paco Alcacer ma chiaramente non c'è fretta di crossare, sempre Pulisic che danza sul pallone, poi può toccare per Trippier, magia, Trippier al cross, ancora per Royce che poteva far venire giù lo stadio. Poi Witzel cerca ancora un pallone al limite, messo fuori ma il recupero è finito da 30 secondi. Akanji alla fine fischia, il Borussia vince e supera in classifica il Mönchengladbach, ma soprattutto chiude alla grande il 2018 in rimonta anche oggi. Grande Dortmund, sono veramente contento perché abbiamo dimostrato carattere e anche grande gioco, perché veramente li abbiamo messi sotto per tutti i 90 minuti, al di là di un gol bellissimo quando lo fanno, lo dico senza problemi, che appunto ci hanno fatto e che li aveva portati in vantaggio. Sorride Royce e non potrebbe essere altrimenti, perché questo Borussia Dortmund assomiglia sempre di più al suo allenatore, ma anche alla grinta del suo capitano.
E allora, si chiude il 2018, non è ancora finito il girone d'andata perché manca una giornata. Ricordiamo che in Bundesliga sono 17 e 17, 34 totali perché ci sono 18 squadre e non 20 come in altri campionati. Abbiamo avuto tanta difficoltà in questa prima parte di stagione, però ci sono stati anche tanti miglioramenti, visibili, devo dire. E quindi fatemi sapere voi che cosa ne pensate, e soprattutto volate e datemi tantissimi consigli qui sotto, perché già in questa settimana ovviamente uscirà il prossimo episodio in cui faremo tanto mercato, metteremo a posto molte cose. Ho qualche nome che mi frulla nella testa, qualche nome già ve l'ho fatto, ma il resto ovviamente li leggerò, il resto dei nomi li leggerò nella chat live e anche nei commenti successivi ovviamente a questo episodio. Nel frattempo un bacione, lasciate like, commentate, iscrivetevi, passate da Instagram, comprate maglie su Divise Calcio Top perché per il mese di dicembre c'era un'offerta favolosa e la vedrete proprio dal primo dicembre, quindi in questo fine settimana. Detto ciò, un altro bacione, never give up e bella raga, a presto!